Prego. Victor è uno scienziato brillante. Se Batman fosse riuscito ad aiutarlo, forse avrebbe potuto salvarlo. No. Come fai a esserne sicura? La malattia di Freeze non lo ha cambiato. Lo ha portato allo scoperto. Non doveva per forza essere malvagio. E per quello non c'è cura. Viva! Bene così. Ogni volta, eh? Aia. Sì, la prossima volta cambio strategia. Ci vorrà un attimo. Prossima andrà meglio. Andiamo.
Ho fatto di meglio. Picco il volo! Beh, è andata alla grande. Oh sì, mi sento caldo. Bene. Così mi piace. Bene. Facile, facile. No problem. Che schifo. Posso fare di meglio. Vediamo all'arrivo! Oh sì! Sì, così! Oh sì, così mi piace! Oh sì! Avanti così! Chi ha preso la mano? È così che si fa!
Qui tutto ok. Non dovrebbe esserci traffico. Perché ci avete dato? Vado a controllare che cos'era. Ti aiuto io. È un vigilante. Tolgo dai piedi. Terrospo. Va bene, ma lasciami andare. Era così difficile. Perfetto, ecco qui.
Maledetto il pinguino! È fuori combattimento! Chi è stato? Eccoti! Vedo bene, sa cos'è successo. È tornato! Sembravi più debole.
Ora sai come si usa una porta. Sai perché sono qui. Ci ascoltano. Hai delle domande, ma io ho delle buone ragioni per non rispondere. Attenzione, ci sono delle prime edizioni. Sai, sono tutti fatti su misura. Roba che costa. L'illuminazione è importante, specie alla mia età. Non ho più gli occhi di una volta. Mi è mai piaciuto. Fa a pugni con il resto dell'arredamento. Non so nemmeno da dove venga. Gli ho fatto fare qualche ritocco, ma il mio uomo di fiducia non era disponibile. I potenti si fanno rilasciare subito da Blackgate, ma tu sei rimasto dentro. Perché? Sono stati aiutati. Io no. Aiutati da chi? A non farne il nome. Nemmeno a mezza voce. La corte dei gufi non esiste. Powers Club. Già. Dove i super ricchi si ritrovano per divertirsi. Va a dare un'occhiata. Personalmente, me ne starei lontano da quel covo di vipere. Ma non ti fai scrupoli a mandarci me? Ho perso anni di vita a Blackgate. Va a fare quello che sai fare meglio. Ma non dire loro che ti ho mandato io. Campanile, hai sentito? Non è da pinguino essere così collaborativo. Starà cercando di incastrarci. Forse, ma da come ha reagito, crede nell'esistenza della corte dei gufi. Ok, cercherò di scoprire il possibile. Ciao, qui Campanile. Puoi controllare come sta Alfred? È uscito e non ho più avuto sue notizie. Ci sta prendendo gusto. Credi che stia frequentando altri vigilanti? Ha detto che doveva rivedere Jacob Kane. Ha voluto andare a piedi. A piedi a quest'ora della notte, a Gotham. Sai com'è fatto? Fammi un favore e dagli un'occhiata, va bene? D'accordo.
Inizia a parlare. Calma, calma. Ho le risposte che vuoi. Grazie, basta così. Ultimo rimasto, eh?
Dimmi quello che voglio sapere. Ho le risposte che cerchi. È stato facile. La prossima volta andrà peggio. Che tempismo. Grazie a te, un altro agente onesto è tornato a casa dal turno. Ammetterlo, stai combattendo il crimine meglio di molti poliziotti. Grazie per l'aiuto. Centrale si parla solo di te durante la pausa. Colonnello Kane. Sergente Pennyworth. Mi spiace aver spostato l'incontro a quest'ora, ma il lavoro qui non si ferma mai. Oh, capisco benissimo. Da che Bruce è morto, le scartoffie non mancano. Già. Io ancora non ci credo. Seppellire Bruce è stata la cosa più difficile. Già. Ricordi quello che ho detto dopo Martha e Tommy? Certo. La vita conta quando la morte conta. Diamo i vivi per scontati finché ci sono. Non so che farà la Fondazione Wayne senza Bruce. Il signorino Grayson è stato d'aiuto mentre... si ambientava? Sì, moltissimo. Ha avuto il colloquio con gli investitori. Si è dimostrato in gamba. Ogni giorno trovo... Siete scappati dall'ospizio, per caso? Qui è pericoloso la notte. Ogni giorno trovo dei nuovi motivi d'orgoglio. Svuotate le tasche o svuoto io.
sapete? Non fa niente. Che volta faccia. Non sapeva con chi aveva a che fare. Dai, entra. Beviamo qualcosa e parliamo. Non me lo faccio ripetere. Però non mettiamoci troppo. Nessuno deve preoccuparsi. Campanile, cosa avete scoperto sulla corte? La corte è una leggenda popolare, del tipo che piace ai circensi. Pare siano un gruppo elitario che controlla in segreto la città. Sì, la corte dei gufi osserva e tutto il resto. Ma uno come il pinguino non ha paura delle filastrocche. Se le storie sono vere, potrebbe esserci proprio la corte dietro ai rilasci da Blackgate. E quei casi risalgono centinaia di anni fa. Giusto. Speriamo che al Powers Club ci diranno di più. Se qualcuno la vede mettere i file, potrebbero cestinarli. Non mi vedranno neanche con la coda dell'occhio. Campanile, sono al Powers Club. Non ci ho ancora messo piede e già lo odio. Quel posto ha più di un secolo e chissà quante volte l'hanno restaurato. Le nostre planimetrie sono tragicamente obsolete. Mi piace andare alla cieca.
meglio controllare. Ci siamo, campanile. I file dovrebbero essere sul server. Confermato. Powers Club. Campanile, Bruce ne ha mai fatto parte? Il signorino Bruce ha ricevuto molti inviti, ma non ha mai partecipato. Va bene, sono dentro. Vediamo come vivono. Fantastico! Dici quando scopri qualcosa. Hanno delle guardie che li proteggono. Sì, hanno detto di fare una lunga pausa pranzo. Non me lamento, non è male tirare un attimo il fiato. Cosa avrà fatto il poveretto? Quale poveretto? Per quel che ne so io, ho vinto una pausa più lunga. Non è per niente sospetto. Vediamo cosa abbiamo qui. La RA ha evidenziato quella scia di sangue. Vediamo se c'è dell'altro. C'è qualcosa sotto il pavimento. È collegato a una rete. Ci deve essere un modo per attivarlo. Mi hanno detto che avrei lavorato in un club, mi ero fatto un'altra idea. È un club per gentiluomini, quel che vale. Dico solo che speravo in qualcosa di un po' più. Questo posto mette i brividi. Non dirlo a me, c'è gente che entra e non esce più. Era l'ultima cosa che volevo sentire. Non vedo l'ora di finire il turno. La situazione inizia a farsi seria, ragazzi. C'è nessuno? Stai cercando rogna, sfiga! Non ci credo! Ora la paghi una volta per tutte! Prendiamolo! Oh,
esci e combatti lealmente! Allora non mi ero sbagliato. Prima edizione. Ah.
Ah, ecco. Nascoste. Non è per niente sospetto. Ehi, campanile, ho trovato una scala nascosta. Scendo. Campanile, sono tagliato fuori. Abilita registrazione. Invia appena possibile. La scia di sangue si ferma al muro. Non capita tutti i giorni. Non vedo uscite. Deve esserci un modo di andarsene. Ha fatto qualcosa. Vediamo cosa. Osserva di ombra incappucciata. Nascosta tra le mura, comanda incontrastata.
Vediamo il ventre della bestia.
Campanile, so che nessuno mi sente, ma il pinguino non stava mentendo. La corte dei gufi esiste davvero. Vediamo il ventre della bestia. Avremmo potuto fare molte cose. La sua morte ha aperto le porte a una nuova acquisizione. Bene. Cerca però di essere prudente quando li lasci indagare, caro. E per quell'altra noia? Abbiamo corrotto i senatori. La sua legge verrà approvata il mese prossimo. Ottimo. Odio avere a che fare con la feccia. Scusi, signore. Devo portarla sicura. Topolini vi fanno così tanta paura. Siete troppo deboli. Devo passargli oltre. Non passa nessuno. La cerimonia non può aspettare. Non me lo farò ripetere. È la nostra occasione di farci notare dalla voce. Uccidi che si impicciano, poi pensa alle ricompense. Proviamo a schiacciarlo!
Chi ha perso questo sangue è messo male. Devo sbrigarmi. Deve essere quello che hanno rapito. Della corte. Sarà lui a decretare la condanna. La corte non perdona il suo fallimento. Devi pagarlo con il sangue. No, vi prego! Farò qualunque cosa! Questo, parassita, non è il tuo posto! L'ultima volta che un intruso mi soppiede qui è stato più di un secolo fa! La punizione per questa offesa è ancora la stessa!
Merda. Ma che diavolo è? Saranno centinaia di cadaveri qui. Sembra roba antica. O la corte mette alle sue vittime un costume storico, oppure... accidenti. Sembra uscito da un film. Possibile che la corte sia operativa da secoli? Dimmi che è la mia via d'uscita. Lieto di riaverla online. Cos'è successo? Va tutto bene? Sto bene. È solo che... non so nemmeno da dove cominciare per descrivere quello che ho visto. Torno e ne parliamo. Ricevuto. A presto. Essere tutto ok, ma senti me. Non muoverti. Non abbiamo tutta la notte. Quasi fatto. Preparatevi.
Sapevi che Bruce indagava sulla corte? No, no. Purtroppo questa era una delle poche cose che teneva nascoste persino a me. Anche a me. Abbiamo registrazioni vocali della corte, ma sono incomprensibili. Davvero? O non hai premuto play? Tim! Non sei stato il primo Robin, ragazzo? Né il secondo. Alcuni file sono danneggiati. Avvio la diagnostica, vedo cosa riesco a recuperare. Vediamo se il signorino Bruce ha lasciato altri indizi. Margie, la donna tatuata, ci narrava della corte ai tempi del circo di Eli. Diceva che ci osservavano e ci avrebbero portati via se il numero andava male. Mi sembravano la gente da circo. Non lo sono. Nella storia di Gotham emergono diversi riferimenti alla corte. Ma niente di concreto. Non posso autenticare nessuna di queste fonti. Un pazzoide ha scritto un libro verità su di loro, pare. Ma anche di questo si sa poco, quindi... Che peccato. Quell'opera sarebbe stata un'ottima aggiunta alla biblioteca. La prima filastrocca sulla corte risale al 700. E dice che cercano la fonte della giovinezza. Più che cercare la vita eterna semina la morte. Le cose non si escludono. C'erano molti cadaveri nel pozzo. E uno di loro aveva questa. Forse apre qualcosa. Si vede un isotopo incorporato nel metallo. C'è una corrispondenza. È una chiave. Allora, troviamo la porta. Ci concentreremo su una figura tanto famosa quanto controversa, Oswald Cobblepot. Famoso e famigerato membro della storica famiglia di Gotham, Oswald Cobblepot ha avviato i suoi affari in giovane età. In questi giorni non è raro vederlo accogliere personalmente i clienti nel suo palazzo dello svago, l'Iceberg Lounge. Ma solo pochi anni fa, Cobblepot era meglio noto come il Pinguino, un famigerato gangster pluricondannato per una sequela di reati violenti e finanziari. Cobblepot sostiene che il carcere gli abbia cambiato la vita. Gli unici pinguini a Gotham, afferma, sono i clienti in smoking dell'Iceberg Lounge. Queste GPN sono Nora Rashid.
La corte dei gufi osserva di ombra incappucciata. Nascosta tra le mura, comanda incontrastata. Pensavo che la filastrocca servisse a convincere i bambini a fare i bravi. Babbo Natale in chiave Gotham. Quando Bruce ha iniziato a indagare sulla corte, si chiedeva se inseguire una favola non fosse eccessivo. Sembra impossibile che qualcuno controllasse Gotham dall'ombra senza che Batman lo scoprisse. La corte deve essere molto potente per essersi nascosta tanto a lungo. Per quanto ne sappiamo, chiunque potrebbe farne parte. Un complotto. Non credo che Bruce sarebbe contento di scoprire che i suoi sospetti erano fondati.
L'attività dei vigilanti a Gotham è in aumento. In questi giorni i centralini e i canali social di GCN sono intasati dalle segnalazioni di eroi mascherati che sventano attività criminali in città. Tuttavia, nessuno di questi casi vive in protagonista Batman. La presenza a Gotham non viene rilevata ormai da tempo. La polizia avverte che il vigilantismo è un reato. È arrivato il momento della rivincita, signor Todd. Wow! L'espansione dei classici dell'horror. Come potrei dire di no al brivido e al ritmo? Beh, giochiamo. Inizia la sfida! Prossimo livello, Pozzo della Disperazione. Pronti? Wow! Pozzo di Lazzaro? Sì. Sì. È da stupidi. Sto bene. Non è da stupidi. Tu sei morto. È normale avere una reazione del genere. Lo sai? Ho fame. Vado a ordinare da Big Belly Burger. Vuoi il solito? Un menù bacon ultra belle in arrivo. Torno subito. Ehi. Grazie.